Oggi Pilates per fibromialgia e long covid. Ciao, sono Federica e ti do il benvenuto sul canale Cadò. Allora, sulla fibromialgia potremmo stare a parlare molto molto tempo, ma se sei qui e hai cercato questo video è perché sai già bene di che cosa si tratta. Idem potremmo dire per il long covid. Ormai tantissime ricerche ci sono in merito e sappiamo che purtroppo il covid lascia degli strascichi anche a livello muscolare e articolare. Quindi oggi facciamo una lezione molto tranquilla che ci aiuterà a sciogliere le tensioni e a mobilizzare le articolazioni in modo da diminuire il dolore che sentiamo. Partiamo, ci sdraiamo. Sdraiati sul tuo tappetino, apri bene le spalle, lascia cadere l'ombelico nella pancia e inizia ad andare a destra e a sinistra con il tuo naso, disegnando un arcobaleno. Un arco da destra a sinistra. E poi fai la stessa cosa andando su e giù col naso. Disegna una linea verticale, porta bene il naso in su e poi porta bene il mento verso lo sterno. Adesso porta tutte e due le braccia al soffitto e vai su e giù con le scapole. Allontana le scapole, porta le braccia verso le mani verso il soffitto e poi porta giù le scapole. Vai bene su e bene giù. Gira i palmi verso le ginocchia, palmi delle mani verso le ginocchia, inspira senza inarcare la schiena, vai indietro con le braccia fin dove riesci e poi torna su. Senza inarcare la schiena, senti bene, allunga bene le ascelle, senti bene le spalle, arriva fin dove puoi. Riporta le braccia su e gira i polsi, 5 volte in un senso, 5 volte nell'altro. Se senti clic croc è tutto normale. E poi cambia. Adesso spingi il polso sinistro verso il soffitto e prendi le dita con la mano destra e tira un pochino. E poi cambia, spingi il polso destro in su e tira le dita verso di te. Rilassa. Adesso incrocia le mani e prendi le coste. Te lo faccio vedere da seduta, tu rimani pure sdraiata. Incrocia le mani, tieni bene le spalle giù lontane dalle orecchie, inspira, allarga le coste e quando butti fuori l'aria, tirando i gomiti verso l'esterno, chiudi le coste. Devi fare questo movimento. Inspira, rilassa. Giù bene le spalle e butta fuori i gomiti, spingono all'esterno e le mani tirano, chiudono le coste per svuotare bene i polmoni. Inspira e chiudi.
Adesso allarga i piedi, le spalle sono piazzate, ante retroversione del bacino. Ruota il bacino avanti e indietro, facendo dondolare la zona del sacro. Porta il ginocchio destro al petto e tiralo verso di te. E lascia. Lo facciamo per 4 volte. I gomiti sono aperti, le spalle lontane dagli orecchi. La gamba sinistra che è ancora giù è super ferma. Cambiamo gamba. Piano piano. Tira. Porta tutte e due le mani dietro la nuca, appoggia la caviglia destra sul ginocchio sinistro e dondola con lo ginocchio sinistro a destra e a sinistra. L'obiettivo sarà quello di portare da una parte appoggiarsi il piede e dall'altra ad appoggiarsi il ginocchio. Ma se oggi non ce la fai, va bene anche un piccolo movimento. L'importante è che tu tenga le spalle bene attaccate al pavimento. Ancora uno. E poi scambia la gamba. E fai la stessa cosa. Vai dove riesci, non forzare. Porta le braccia lungo il corpo, porta il ginocchio destro al petto, stendi e piega la gamba al soffitto, lo facciamo 6 volte. Il tallone spinge al soffitto, il bacino rimane bene aderente al pavimento. Se non riesci a stendere fino in fondo, ti fermi prima molto tranquillamente. Cerca di ascoltare il tuo corpo. Sentire che cosa ti dice. Rimani con la gamba tesa su e gira la caviglia 5 volte in un senso e 5 volte nell'altro. E dall'altra parte. E cambia. Ancora 6. Tieni bene il bacino fermo e la gamba sotto ferma. Rimani con la gamba tesa e gira la caviglia. Cerca di fare un movimento grande, piuttosto più lento, ma più grande che puoi. E cambia. E rilassa. Ok, adesso molto dolcemente facciamo qualche addominale giusto per stabilizzare il bacino. Quindi, senza forzare troppo, inspira, risucchia l'ombelico, trattieni la pipì, quando butti fuori accompagni la testa su, senti solo attivarsi gli addominali piano piano e poi scendi. E vado, 2. E scendi. E 3.
ci mettiamo sedute, tutte e due i piedi appoggiati, le ginocchia aperte, le mani sotto le ginocchia, inspira, allungati e butta fuori, curva bene tutto fino alla testa, e allunga e curva molto dolcemente, ascolta cosa succede nel tuo corpo. Ancora uno. Ritorna su. Metti i piedi nella posizione della farfalla, le mani dietro e facciamo la stessa cosa in questa posizione. Cerca tutta l'escursione possibile della tua schiena, delle tue spalle e del tuo bacino. Apri bene il petto con calma, quello che puoi fare oggi. Senza forzare. Adesso abbraccia le tue ginocchia e appoggia la tua fronte alle ginocchia. Se oggi non ce la fai, fermati prima. Puoi mettere anche un cuscino che ti può aiutare a rilassarti. Fai passare le braccia sotto le cosce e pian piano cammini in avanti tenendo la pancia attaccatissima alle tue cosce. Se non riesci a stendere fino in fondo, non ti preoccupare. Rimani lì e quando ci sei, rilassa la testa. Piano piano lascia il girogelo. Per oggi abbiamo finito, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Icado.